Allora, loro sono Erika e Francesca e fanno parte del liceo classico Ugdulena di Termini Imerese. Ciao a tutti e benvenuti alla quinta edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Prima di introdurre il primo progetto del pomeriggio, è necessario fare alcune precisazioni. Una riguarda i cellulari, che come sapete sono banditi dalle attività del premio. L'altra allo spirito del premio che prevede educazione e rispetto. Quindi vi chiediamo di tenere il giusto silenzio durante la presentazione del lavoro dei nostri amici di Carbonia. Ricordiamoci anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un dibattito che avrà luogo nel pomeriggio e che sarebbe carino nei confronti dei ragazzi di Carbonia lasciare loro alcuni commenti nell'apposito forum all'interno del sito del premio. Infine, prima di passare la parola a Francesca, una nota relativa alla sicurezza. In caso di necessità, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, una in fondo sulla sinistra ed una accanto al palco sulla destra. In ogni caso facciamo sempre riferimento al personale del premio e ai nostri insegnanti. Per la sezione teatro, in rappresentanza della Regione Sardegna, da Carbonia, Carbonia Iglesias, i ragazzi del Liceo delle Scienze Umane Pirandello presentano il progetto La Iella Esiste. La referente del progetto è la professoressa Laura Pusceddu, mentre l'operatore esterno è Nicoletta Pusceddu. La Iella Esiste oppure sono le nostre azioni errate a determinarla? Quanto incide il destino sulle vicende dell'uomo, fortunato o sfortunato che siano? Uno strano narratore dava un spettacolo, ci guiderà in questa storia tragicomica. Grazie. Thank you.
soldi, che ha molti soldi per come un pascià, e senza iella se ne va. Silenzio, signori! Il destino è compiuto, dirà come sempre, son io che ho fallito, ma era destino, finito fra sprazzi di luce argentata. Romani chiassose, dita incrociate e corna malfatte. Or dunque, la iella esiste, credenza popolare o fardello borghese? Sapete, il marchese ha perduto il suo grande potere. Si dice che l'aver toccato il suo servo Humbert gli abbia fatto venire una sfiga. In realtà la sfiga se l'è procurata lui stesso, perdendosi al gioco perfino la moglie. Oh beh, allora è lui a portare iella. Da secoli l'uomo crede vi siano persone che portano iella o attaccano sfiga. Ma la iella, in che cosa consiste esattamente? Flusso di negatività si abbatteranno su di voi. Incidenti, appuntamenti persi, episodi perversi in cui il diavolo pare ci metta le corna. Ma statevi buono e state lontano da quella strega di vostra suocera. Ancora quando questi avvenimenti hanno un susseguirsi costante e incalzante, poiché se tutto avviene al tempo, si cita la sorte, si dice sorte avversa. Ma iella e sorte avversa non sono la stessa cosa. Chi mai mi chiama? Non crederete davvero che vi siano uomini che trasmettono iella? Credete davvero di aver tanto potere, stolti uomini? Iettatori li chiamate. Piuttosto la vostra energia, dato che siete materia, può essere negativa, ed altri assorbono come spugne la vostra negatività. Ma ciò che avviene non dipende che dalle vostre azioni, talvolta azzardate, talvolta malsane. Certo, non a tutti rincorre la fortuna. Occhio, malocchio, preservo la pinocchio. Gastone, artista cinematografico, artista di varietà, danseur di sé, frequentatore di fan cabaret, conquistatore di donne a getto continuo, uomo che malaffascia. È una satira ferrata dell'attore fotogenico, affranto, compunto, vuoto, senza orrore di se stesso. Thank you.
cultura napoletana è la disgrazia. Se capita di venerdì, non uscire di casa. Nelle stanze d'albergo non v'è stanza con quel numero. Buongiorno, giovani.
Buongiorno, eccovi. Mai nella mia vita è giaciuto nel mio tavolino un incartamento. Ciò mi irrita e mi sento soffocare. È proverbiale la tua puntualità nel risolvere i casi, celermente. Sì, ma questo caso mi esaspera, è veramente iniquo questo processo. Iniquo! Perché include una spietata ingiustizia contro la quale un povero uomo tenta di ribellarsi senza possibilità di scampo. Ma di che parli? Del processo Chiara! Neanche nominare lo devi quello! Ma il Chiara ora sta subendo un'ingiustizia sulla quale non possiamo procedere! Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto? E di questo si tratta, è un caso insolito questo! Si querela per diffamazione contro i due che gli sono venuti contro, nell'atto di farli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione? Ma che diffamazione? È già da più di un anno che in tutto il paese è diffusissima la sua fama di iettatore. Come condannare in coscienza quei due giovanotti, quelli diffamatori, per aver fatto il gesto che da tempo facevano tutti in paese, persino il giudice e chi doveva amministrare la giustizia? Il giudice si struggeva. Presto in tribunale ci sarà una magnifica festa. Sì, sì, lo promesso ai miei concittadini. Uscire! Uscire! Portatemi il Chiacchiaro! Lo farò desistere dallo sporgere una querela. Il procurerò un danno ancora maggiore. Portatelo qui! Per favore! Signor giudice! Ma come vi siete conciati? Ma fatemi il piacere, che storie sono queste? Dunque voi non ci credete? Ma figuratevi, no! Sedetevi! Per carità, signor giudice! Non mi tocchi! Se ne guardi bene, o come vero Dio, lei diventa cieco. Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene! Per il mio bene, dite! Niente affatto se non credete nella potenza della mia iettatura. Volete che vi dica che ci credo? E ci credo! Va bene così! No! Voi ci dovete credere veramente. Questo sarà un po' difficile, perché la via che state prendendo vi procurerà un grave danno. No, non è così. Come no? Da una parte citate due giovani che vi credono iettatore per diffamazione. Dall'altra venite qua e vi presentate vestito da iettatore e pretendete che io vi creda. Non vi pare ci sia una contraddizione? Voi, signor giudice, non avete capito niente. Allora ditemi, sono qua, vi ascolto. Vi dimostrerò che non solo non avete capito niente, ma che voi siete un mio nemico. Io stesso sono andato dall'avvocato difensore dei due e ho dimostrato la potenza della mia iettatura. Voi? Sì, signor giudice. Ma perché io così capisco ancora meno? Perché? Perché io voglio un riconoscimento ufficiale della potenza della mia iettatura. No, povero mio Chiacchiaro, povero! Ma che te ne fai? Come cosa me ne faccio? Ma scusi, lei, signor giudice, per esercitare la sua professione di giudice anche così male come la esercita, non ha mica dovuto prendere la laurea? La laurea, sì. Ebbene, voglio anche io la mia patente di iettatore. Iettatore patentato dal Regio Tribunale. E poi? E poi me la metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, quando ero una persona normale mi hanno assassinato. Lavoravo e mi hanno fatto licenziare dal banco in cui ero scritturale, dicendomi che essendoci qui io, nessuno veniva a far debito. L'infamia mi ha perseguitato. Ho perso il lavoro, con una moglie invalida e due figlie che mai più potrò maritare. E allora? E allora? E allora non mi resta altro che intraprendere la professione dello iettatore. E lei è un mio nemico, perché non crede che io porti iella. Ma per fortuna qui tutti lo credono. Mi presenterò e non ci sarà bisogno che io parli. Mi pagheranno per mandarmi via. Mi presenterò davanti alle fabbriche, alle botteghe, alle riunioni, ai matrimoni, e pagheranno la tassa. Dell'ignoranza? No, della salute, dico io, perché ho accumulato tanto odio
è tanto abile verso questa schifosa umanità che mi ha distrutto la vita e credo di avere il potere di far cambiare il mondo dalle fondamenta. Mi vuol davvero bene? Allora procedo. La patente. La patente. Applauso a tutti i ragazzi di Carbonia. Passiamo a conoscerli uno a uno. Edoardo, Maurizio, Enrico, Alberto Pellini, Alberto Pisano, Giulia, Alessio e ringraziamento anche all'insegnante, alla professoressa Laura Buscetti. E all'operatore esterno Nicoletta Buscetti. Un grazie anche al professore Stefano Cacchi per la scenografia e a Giovanna Pilloni, in arte Giotto per questo. Noi tutti vi ringraziamo e vi consegniamo questo attestato di partecipazione che vi viene rilasciato dal premio del Teatro Stabile di Grosseto. Grazie a tutti.